30 lettere, conversazioni intime, familiari, racconti della vita sul campo dei più giovani professionisti del QAM, italiani e africani. Sono questi i principali temi del libro Africa, andata e ritorno, edito dalla Terza, protagonista dell'appuntamento di Agora Ausenese che si è tenuto nell'aula 6 del centro didattico del Policlinico Santa Maria Le Scotte. Il libro è stato presentato dal dottor Paolo Rossi, presidente del gruppo QAM Siena Genga Insieme Onlus. Veramente un lavoro importante, finalmente ci spiega un po' quello che i giovani trovano, vedono e imparano andando in Africa nel momento della loro formazione. Infatti si tratta essenzialmente di specializzandi, un'esperienza importante non solo dal punto di vista umano, ma anche della qualità dell'assistenza. Si imparano vecchie metodiche che avevano i medici più anziani e che ora noi purtroppo la meccanizzazione abbiamo un po' dimenticato. Io credo che sia un'esperienza ottima per tutti gli specializzandi. Andare in Africa in uno dei nostri ospedali o anche con altre associazioni, per carità, però sicuramente potrebbe essere qualcosa di veramente importante dal punto di vista del nuovo rapporto che si potrebbe avere con i pazienti, del nuovo rapporto che si potrebbe avere con la stessa medicina e imparare anche che in fondo la nostra medicina pubblica, tanto bistrattata, in realtà rimane ed è una delle migliori del mondo. Insieme a lui a presentare il libro anche il dottor Stefano Zani, referente cooperazione internazionale della AU Senese. La cooperazione è fondamentale che sia a 360 gradi, quindi dagli studenti di medicina alla scuola di specializzazione a tutti gli operatori sanitari della nostra azienda che vogliono fare queste esperienze e vogliono essere coinvolti. Visto che la Regione Toscana offre questo tipo di opportunità con una delibera importante, con un impegno importante che dà per giunta respiro, quindi non è qualcosa di spot. Quindi dal 2005 che stiamo lavorando su questo aspetto e sicuramente per gli altri 4-5 anni sicuramente continueremo quindi con questo tipo di ottica, che bisogna tendere sempre alla perfezione, però a volte non è così possibile e quindi essere concreti, essere efficaci fa la differenza almeno nei nostri numeri. Io sono un neonatologo, quindi da questo punto di vista posso guardare la parte neonatologica. Noi abbiamo una mortalità del 2 per 1000 nati vivi e in Africa in certi aspetti, in certi contesti abbiamo mortalità del 40-50 per 1000. Entrambi sono degli estremi, ma sicuramente lavorando bene come stiamo lavorando bene con molti professionisti, siamo riusciti a scendere con interventi efficaci, semplici, non banali, sicuramente dal 40 per 1000 siamo scesi al 12 per 1000, ci stiamo avvicinando ed è un investimento fatto sulla medicina con la M maiuscola, che va fatta in ogni luogo del mondo perché è diritto alla salute per tutti, sicuramente per tutti. Ha partecipato anche il direttore generale Antonio Barretta e la presentazione di Africa, andata e ritorno è stata arricchita anche dalle testimonianze di Giulia Nuzzi, specializzanda, coautrice del libro, e di Eleonora Viola, studentessa di medicina, che ha vissuto un'esperienza importante in Africa.